Assessore Bordonali, oggi viene presentato il piano antincendi, ci sono delle novità anche dal punto di vista delle figure coinvolte. Sì, è un piano antincendio che oltre ad ottimizzare quello che Regione Lombardia ha già ottimizzato nello scorso piano incendio, perché tengo a sottolineare questo concetto prima di tutto, Regione Lombardia per quanto riguarda il piano incendio fin dal lontani anni 70, esattamente nel 1972, viene promulgata la prima legge regionale per l'antincendio boschivo, di 3 anni in anticipo rispetto alla legge nazionale. Negli ultimi 4-5 anni, grazie all'impegno di tutti gli attori presenti sul territorio regionale, si è arrivato a limitare il numero a 250 incendi boschivi. Oggi comunque questa cifra è ancora una cifra troppo importante, la fragilità del nostro territorio lo dimostra, ovviamente la connessione tra incendi boschivi e quindi disboscamento e purtroppo il rischio idrogeologico e le problematiche che stiamo verificando in questi giorni sono, e le frane sono assolutamente connesse. Importanti novità riguardano prima di tutto dalla formazione del personale che è impiegato nell'attività di spegnimento ma anche nell'attività di previsione e di prevenzione. Quindi una nuova attenzione, maggiore attenzione ancora dedicata al territorio, soprattutto per quanto riguarda le aree di rischio, quindi ridisegnare le aree di rischio. Un'attenzione particolare allo spegnimento notturno degli incendi. La novità diciamo più importante e maggiore riguarda le nuove figure che vengono a collocarsi. Vengono inserite queste due figure ad un primo livello di intervento che velocizzano gli interventi per quanto riguarda essenzialmente i piccoli incendi, gli incendi su scala locale.